Allora, vediamo se Eccoci. comincia. Siamo già live, io te lo dico da 7, 8 secondi. Ah sì? Almeno Aspetta che io mi vedo dice così. che siamo in diretta davvero. Siamo Vediamo. live. Buongiorno ragazzi, ci siamo. Peppere pe. Ok. Vero che siamo live? Sì, siamo live. Sto cercando di capire come funziona tutta questa tecnologia molto complicata. Cos'è che non ti torna? C'è qualcuno? Tu vedi qualcuno? In questo momento no, vedo solo me e te. Ok, però c'è una diretta di Montemagno, sarà per quello. No, ma aspetta, nel senso che io sono collegata con te, non sto guardando sui social. Pensavo mi chiedessi se vedevo qualcun altro di Ah, però altro mancano ancora nome. 2 minuti, quindi Dai, cominciamo a dire piano piano allora, dai. arrivano. Allora, dai, Ciao a Laura, oggi tutti, vi cosa stiamo succede? aspettando. Esatto, siamo qua in waiting for you, giusto, Laura? Ok. Oh, si stanno un po' collegando un po' tutti. Ok. Allora, Laura, Ci tra sono un il po' si 50%, collegherà. sono collegati il 50% dei nostri ospiti, ne manca uno. Partiamo con quello che abbiamo. Scusami, è vero? Si fa con quello che si ha, quindi va Sì. benissimo, però è un super ospite. I nostri chefs si stanno preparando, stanno scaldando i fornelli. Voi prendete Non carta e vedo penna. l'ora. Infatti adesso quando mi stacco poi anche io prendo appunti, sono un po' imbranata in cucina, quindi come dice Giulio, dovresti imparare a farla casalinga. Ti Ah, ricordi? aspetta, che ci sono i commenti. Ciao Annalisa! Ciao! Ciao Luana! Ecco! Evviva, Sembra evviva! Adesso mucche. imparerò Sembra anche mucche ad usare. Simona, ti conviene alzare un pochettino il video perché così. sennò il commento ti sega la faccia, vedi? Così, Brava, così, ecco, perfetto. ok, va bene, va bene. Perfetto. Ciao Allora, che ore sono? ragazze! Manca 1 minuto, tra 1 minuto cominciamo. Ok, ma intanto è pronto lo chef? Ok, Chef, uno sì, operativo. l'altro no, l'altro Beh, non è ma quello che è pronto è operativo. pronto? Quello che è pronto è pronto, certo. Ok, quindi quando poi è ora di partire si parte. Sì, assolutamente. Ok, Stiamo siamo pronti cercando quindi. di raccattare l'altro chef che è Desaparecido. Oh. Che ridere. Elisabetta, ciao Elisabetta! Ciao! Ciao ciao! No, in realtà speriamo di tenere veramente un po' di compagnia in questo momento della giornata che è caratterizzato da un'abitudine ormai che ci siamo presi tutti, che è quello di seguire una certa diretta e vogliamo un po' invece regalare un attimo di un sorriso, eh? Ok, qualcosa di diverso. Giusto, Laura? L'idea di queste tue dirette è un po' questa. Sì, allora, sono le 18 in punto, io direi che cominciamo ufficialmente. La bottega degli abbracci è aperta. Evviva! E vai! Ci sarebbe anche una sigla, ma non riesco a inserirla in questo programma. Nella prossima puntata sarò molto più tecnologica. La sigla l'ho postata in differita, quella che vedete su Facebook. Puntata ci sono io, quindi venite, ok, giusto? Quindi la prossima puntata avrà delle. La prossima puntata avrà la sigla, perché in Wow! questo momento non sono riuscita a inserirla. Buongiorno a tutti, sono Laura Orsolini della libreria Mille Storie e da parte a me, però a casa sua, c'è Simona Michelon, Ciao a che tutti! saluto e Figurati. ringrazio. Che cos'è la bottega degli abbracci? La bottega degli abbracci è una rubrica di approfondimento della libreria Mille Storie, da un'idea di, no, di là, Simona Michelon. Ma smettila, ma no, è stata una telefonata in cui ci siamo scambiate semplicemente un bisogno.
che avevamo, e da questo bisogno è proprio vero, no? Come si dice anche nei libri di economia, che le cose nascono dai bisogni, e da questo confronto poi è nata questa idea. E quindi diciamo che in questo momento ci vogliamo regalare degli abbracci trattando diversi argomenti che possono essere più utili o più ludici o più piacevoli, ma l'idea è quella di stare insieme e regalarci un abbraccio. Giusto, Esatto, Laura? Ok. quindi ci abbracciamo virtualmente. C'è anche Milena. Ciao, ciao Milena! Adesso piano Eccomi piano. qua tutti, ciao! Che belle che sono, che meraviglia, che belle Insomma, che sono. abbiamo organizzato queste quattro puntate che poi se ci piace, se ci divertiamo, andiamo Continuiamo, avanti. Anzi, io in esatto, realtà sì. sto già Che andremo facendo il avanti. palinsesto delle prossime quattro puntate. Ma chi ci ammazza qui? La prima puntata è dedicata alla cosa che rilassa più di tutti quando si è stressati, secondo me, o meglio, una delle cose che rilassa quando le persone sono stressate, e cioè la cucina. È Cucinare vero, vero. rilassa. E quindi abbiamo chiesto a degli chef famosissimi e bravissimi di darci una mano per imparare un po' a fare qualche ricetta e insomma a immergerci nel mondo della cucina. E quindi io, se sei d'accordo, vedo gli chef che Fantastico. scalpitano E io dal vi saluto nostro allora. Un ristorante. Io saluto Simona Michelon, ti ringrazio ancora per l'idea. abbraccio Ci vediamo la grossissimo. prossima puntata, che è il Assolutamente. Martedì 31 prossimo. di marzo, sempre alle 18, e 18 con una parleremo mia di collega. fake news. Esattamente. Allora, buon abbraccio a voi, buona continuazione e vi seguo dall'altra parte. Ciao ciao, Grazie, ciao, ciao ciao Laura. ciao. Ciao ciao. Allora, scollego Simona e collego direttamente da Bergoro di Fagnanolona il famosissimo ristorante Menzaghi. Evviva! Ciao ragazzi! Buonasera, ciao, ciao, buonasera. Buonasera, buonasera, aspetta che mando i saluti di tutti. Vai, chef Paolino, da Marco Mancini. E poi c'è Rana che dice Hola Chico e poi Miranda che dice ciao a tutti, ciao Miranda. Ok, abbiamo tantissimi fan stasera, vedete che il numero delle visualizzazioni cresce, lievita, 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 ci stanno seguendo da tutto il mondo perché per fortuna la rete è ovunque. Sara, ciao Sara, facciamo vedere i saluti, ciao Sara. Ciao Simo, ragazzi, i commenti sono talmente tanti che non riesco a stargli dietro. Direttamente da Fagnanolona, il ristorante Menzaghi. Ciao Vittorio, ciao Paolo, ciao Luisa, grazie per essere venuti. Ciao, Ciao, grazie ciao e grazie a te per questo meraviglioso invito. Beh, faremo vedere un piatto che poi alla fine è un antipastino ed è una crema di pomodorini datterini con dei gamberi rossi di Mazara del Vallo, un'emulsione d'olio d'oliva extravergine e mozzarella di bufala e una sorta di croccante di taralli. Adesso loro eseguiranno il piatto e poi, a proposito, alla fine faremo anche un piccolo abbinamento con un vino. Va Che bene? meraviglia! Io ho già fame. Allora, ci Vabbè, sono gli ingredienti che prendiamo. ti darò due cose. Buon appetito. Ok, Buona. loro possono cominciare così vi fanno vedere l'esecuzione del piatto. Prego. Allora, ciao a Ok, tutti. ok. Ciao Luisa! Ciao, ciao a tutti. Cominciamo con pulire i gamberi di Mazara del Vallo. Luisa, ti chiedo, scusami, per noi che non sappiamo niente, che Sì. ingredienti ci vogliono? Così almeno lo Allora, scriviamo, prendiamo carta e penna e scriviamo. bravissima. Allora, gli ingredienti sono i gamberi di Mazara del Vallo, la mozzarella di bufala, dei pomodorini datterini, un brodo vegetale, del timo, dell'alloro, sale, pepe, olio e un po' di succo d'arancio e i taralli sbriciolati. E Ok. l'ultima cosa? Taralli sbriciolati. Che Dei buono! taralli. Aspetta che li ripeto. Allora, gamberi di Mazara del Vallo, la mozzarella di bufala, giusto? I Giusto? pomodorini, un brodo vegetale, il timo, l'alloro, sale, pepe, olio, un po' di succo d'arancio e i taralli sbriciolati, giusto? Giusto, perfetto. Quindi
cominciamo con sbucciare, pulire i gamberi. Sbucciare, sbagliato. Puliamo i gamberi di Mazara del Vallo. Togliamo il carapace in questa maniera. Così. Togliamo anche la testa, perché in questo caso non ci serve. Allora, io sparisco così voi siete più grossi. Va bene. Incidiamo il dorso del gambero e togliamo tutto quello che non serve. In questa maniera. Li appoggiamo qua sul piatto, facciamo l'altro. Questi sono gamberi abbastanza grossi, quindi per un antipasto ne bastano anche tre. Se sono più piccoli, se ne mettono più. In questa maniera. Togliamo la testa. Okay. Adesso passiamo alla marinatura del gambero. Andiamo con un po' di sale. Un pizzico di pepe. Un po' di olio d'oliva extravergine. E un pochettino di succo d'arancia. Mi aggiungo, mi sentite? Allora, intanto che Paolo marina i gamberi, vi spiego questa emulsione di questa emulsione di pomodorini latterini. Allora, si usano i pomodorini latterini perché sono i più dolci. Prima di tutto vengono sbollentati in un brodo vegetale con aggiunta di una foglia di alloro e del timo. Poi vengono spellati e vengono fatti passare in un soffritto con della cipolla di Tropea, la carota, l'olio extravergine, li facciamo passare leggermente in padella per insaporirli bene bene, sale e pepe chiaramente, e poi vengono frullati nel frullatore. Ok, Luisa, intanto ti blocco e dico che c'è Marco che dice: Chef Paolino, sei il migliore, non vedo l'ora che finisca tutto per tornare a degustare le tue prese. Lo ringrazio. Va bene, e questo praticamente è quello che otteniamo frullando poi i pomodorini spadellati e insaporiti. Vengono frullati con il mini pinner. A questo punto dobbiamo preparare l'emulsione di mozzarella di bufala. Non ci resta che prendere il mini pinner. Tagliamo la mozzarella. Tagliamo la mozzarella. Io c'ho già, qua dentro c'è già un po' di acqua della mozzarella. Un po'. Per frullarlo meglio, giusto? Sì, yes. Un po' di sale. Ok, ragazzi, siete sì. Velocissimi. Un po' di olio. Dovrebbe bastare, se posso dire. Vicino. Intanto... Ok, non so a voi, ma a me sta venendo una fame terrificante. Perfetto. Ci siamo. Dobbiamo andare a... Ci sono i taralli. Ok, poi prendiamo i taralli con un mortaietto, li schiacciamo, devono rimanere abbastanza grossolani, non troppo fini, per sentire la croccantezza poi nel piatto quando li aggiungiamo ai gamberi e tutto il resto. Che buono, intanto chiedo alle persone che ci stanno seguendo, che sono tantissime, che saluto, se hanno qualche curiosità da chiedervi o se avete capito tutti i passaggi, se avete preso nota, dopo alla fine del piatto vi ridiciamo la ricetta e gli ingredienti, così almeno possiamo farlo anche noi in questi giorni di quarantena forzata e di tristezza infinita. Benissimo. Allora, andiamo ad impiattare.
Matteo Minerva dice miglior ristorante della provincia. Ringraziamo anche lui. La crema di pomodoro alla base. Crema di pomodoro alla base? Buona. Cucina di burrato, cioè di bufala, scusate. Un po' di burrata che hanno... La bufala, bufala. Scusami, di bufala che hanno emulsionato giusto con un po' di olio. Yes. E adesso andiamo a mettere i gamberi. Olio, sale, pepe. Olio, sale, pepe. E i gamberi di Mazara del Vallo. Yes. Faccio la clerici della situazione, perdonatemi. Simona dice sì, ma io stasera ho la pasta in bianco. Marco dice facci vedere la mano per impiattare. La mano. La mano per impiattare. Mangi. Nel frattempo adesso... Volete ricordare il sito del vostro ristorante? Sì. Allora, il sito è www.ristorantemenzaghi.it. Poi siamo su Instagram, siamo su Facebook. Quindi, Ristorante Menzaghi, vi troviamo dappertutto. Ci trovate dappertutto, sì. In questi giorni stiamo facendo della cucina da sport. Ottimo, state facendo della cucina da sport, quindi sì. Se vi chiamiamo, voi potete consegnarci direttamente a casa i vostri piatti, vero? Certo. Basta chiamarci, andare sul nostro sito e dove c'è il menu che proponiamo. Che meraviglia! Questo è il piatto pronto. Che meraviglia, ma è profumatissimo anche se non si riesce a sentire il profumo. Che buono, grazie. Allora, ribadiamo gli ingredienti, dai, per chi è arrivato dopo. Allora abbiamo una crema di pomodorini datterini, un'emulsione di bufala, del gambero rosso di Mazara del Vallo marinato con dell'arancia, olio, sale e pepe ed un croccante di taralli. Perfetto, io vi ringrazio tantissimo e siccome manca il vino, giusto Vittorio? Sono qui apposta, caro, sono qui apposta. Beh, dunque, abbiamo pensato di abbinare questo piatto a un vino che... Insomma, visto che si parlava di Mazara del Vallo, di conseguenza di Sicilia, eccetera, eccetera, abbiamo pensato a un vino bianco fatto in Sicilia. Siamo dall'altra parte di Mazara del Vallo, qui siamo sotto l'Etna, siamo a Lingua Glossa, che è una zona particolarmente ottima per i vini bianchi e rossi dell'Etna. Questo è un vino fatto con dello Chardonnay e del Cataratto, che è un vitigno autoctono, tra l'altro, di quella zona della Sicilia. Ha una morbidezza estrema che accompagna bene questa dolcezza del gambero rosso e ha il giusto livello di acidità che serve quanto basta appena a sgrassare il tutto. Vi garantisco che è un vinellino fatto veramente bene, un'azienda che lavora bene, un'azienda fatta di persone che ama la propria terra e lavora di conseguenza in maniera meravigliosa. Cara Laura, io adesso l'assaggio, poi ti chiamo, ti mando un messaggio e ti dico com'era il vino, va bene? A proposito, e come di consueto, saluta tutti. No, scusate, prego. Però, ah, va bene. È la prima puntata, non siamo abituati a tutta questa televisione. Va bene. Saluti a tutti. Saluti. Grazie, e aspetta. Vi saluto sì. Con una domanda. Siccome non ci possiamo abbracciare in questi giorni e la rubrica si chiama La Bottega degli Abbracci, io vi chiedo chi abbraccereste oggi voi? Ma innanzitutto tutte le persone che purtroppo non possiamo vedere in questo periodo. A loro mandiamo veramente un grandissimo abbraccio. E sia ben chiaro, a Simona e a te Laura un abbraccione ancora più grosso. E un bacione a tutte le persone con le quali abbiamo a che fare tutti i giorni e che purtroppo in questo momento non è possibile.
però col cuore sicuramente siamo vicinissimi a tutti voi, a tutti loro. Grazie Laura. Allora, grazie, noi Simone, seguiamo il consiglio di Rana e diciamo anche a voi cin cin, prosit, e speriamo che questo periodo finisca in fretta, e ribadisco, consiglio vivamente di andare a mangiare al ristorante Menzaghi, perché si mangia veramente 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 bene, e come avete visto sono persone simpaticissime ed è più un piacere venire a cena da voi. Io vi grazie, saluto, è stato bellissimo vedervi, grazie di cuore. Grazie a te. Grazie a te. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio e un bacione. Ciao, grazie mille. Ciao. Buona serata a tutti. Ecco, ho segato i saluti di Vittorio, di Luisa e di Paolo Menzaghi. Siamo tornati nella mia cucina. Io stasera non cucinerò quello che hanno cucinato loro, sappiatelo. E vedo il secondo nostro ospite collegato. Abbiamo un po' scambiato, prima doveva esserci lui e poi il ristorante Menzaghi da Coppione, ma siamo in diretta e questa è la prima volta che faccio questa super mille storie broadcasting company, e quindi vi prego di scusarmi, ma ci vuole un po' per imparare come funziona. E allora sono felice di presentarvi uno chef stellato che conoscete già tutti, che è soprattutto un grande amico, ma è un ragazzo che si è sempre dato da fare in tutta la sua vita e ha raccolto tutti i suoi risultati. E quindi con grande piacere che io vi presento e aggiungo... Ta-da! Lo chef Tommaso Arrigoni, direttamente da casa sua, ma oppure dal ristorante Innocenti Evasioni in via privata della Bindellina a Milano. Giusto, Tommy? Non ti sento! Non ti sento! Fermo! Non ti sento! Pronto? Prova adesso? Non si sente? Prova ad alzare il volume. Aspetta che scrivo in privato al Tommy, vediamo se riesco. Si è disconnesso. Non sento. Perché non sento che l'altra volta abbiamo fatto le prove e funzionava benissimo? Scusate, piccoli problemi tecnici. Aspetta che provo a rimandare il link, così vediamo se si collega. Tommy! Ah, adesso sì, vedo male! Ah, ok, perfetto. Non ti sentivo poco, adesso ti sento molto meglio anch'io. Perfetto, grazie Tommy. Ciao Tommy. Ciao Laura, come stai? Tutto bene? Bene, bene. Stavo dicendo che io sono nella mia cucina. Tu dove sei? Ma allora, io in realtà ero in cucina, però c'è mia moglie che sta correndo con la musica a manetta in soggiorno sul tapis roulant e quindi non riesco a sentire niente. Quindi sono scappato in lavanderia. Butta giù la Vanessa dal tapis roulant, dici che qui stiamo facendo delle cose molto serie. Ma è una vita che è da quando è iniziata la quarantena che le spiego che dovrebbe usare le cuffie per correre, ma non ho capito se ha un problema tecnico e non riesce a collegarle. Ma però... è per quello che le ho mandato un messaggio con scritto e lei mi ha scritto non posso rispondere. Sì, probabilmente perché si stava preparando per andare a correre. Quindi ecco. Adesso però mi sposto perché... sentendoti meglio posso anche provare a spostarmi in cucina, perché in realtà io sto preparando, che chiudo la porta, sto preparando una diretta che andrà in onda alle 7 sul mio canale Instagram, dove questa sera farò una ricetta al volo che sto facendo tutte ricette molto tradizionali, un po' semplici, ma che sono comunque anche difficili. Stasera faccio la pasta e fagioli. Oh. Quindi... sì, per chi vuole seguirmi, tra mezz'ora andiamo in onda. Bene, bene, allora dopo, tanto noi finiamo prima, quindi facciamo in tempo a finire questa e ci colleghiamo direttamente a te.
direttamente a te che ci fai la pasta ai fagioli. Stasera abbiamo mangiato un antipastino con i gamberi di Mazzara del Vallo dal ristorante Menzaghi e poi passiamo alla pasta ai fagioli con te. Mi sembra che, che sia un menù perfetto. Un menù perfetto. Senti Tommy, io ti ho chiesto di partecipare anche perché il primo di marzo saresti dovuto venire a Fagnano Lona City per presentare il tuo libro. Purtroppo per questo dramma che stiamo vivendo tutti abbiamo dovuto posticipare e allora mi sono detta perché comunque non presentare Tommy a tutti i nostri lettori e a parlare comunque un pochino del tuo libro, proprio due cose. Il tuo libro si intitola Uno chef senza sprechi ed è edito da Guido Tommasi Editore, che fa degli ottimi libri di cucina ma fa anche dei libri bellissimi per bambini, quindi consiglio la casa editrice. Esattamente, guarda, ce l'ho qua. E lo bravo, prendo, ecco, perché io non ce l'ho in casa. Ce l'ho io, eccolo qui. Ecco, raccontaci un po', com'è nato questo libro, che cosa ci fai mangiare all'interno di questo libro? Allora, il libro nasce, un po' dall'idea, aspetta che giro qua che c'è un po' di sole. Allora, il libro nasce, aspetti un secondo che spengo la musica alla Vanessa, perché sennò non veramente non capiamo niente. Arrivo subito. Buttala giù dal balcone direttamente. Ok, mentre noi vediamo la parete della cucina del chef stellato Tommaso Arrigoni, che sta buttando giù la moglie dal tapirulan, perché sennò non ci sente. Perché sennò non sentivo veramente niente. Stavo dicendo, allora, il libro nasce un pochettino per raccogliere le ricette che da un po' di anni propongo nel mio ristorante. Quindi diciamo che è diviso in due parti il libro fondamentalmente. Ci sono una cinquantina di ricette che sono le mie ricette, quelle che io servo da una vita, che sono diventate, alcune sono diventate anche le ricette storiche del ristorante, e poi per ogni ricetta c'è una ricetta che è stata pensata e studiata per recuperare tutti gli scarti della produzione della ricetta principale. Quindi è un po' un libro che va un po' alla ricerca della consapevolezza. L'ho scritto un anno e mezzo fa ed è di una, secondo me, proprio calza a pennello per la situazione che stiamo vivendo, cioè proprio di un'attualità incredibile. Perché se tu ci pensi, oggi che siamo reclusi in casa, dove abbiamo comunque la possibilità, è vero, di andare comunque a fare la spesa, perché fortunatamente non ci hanno chiuso i supermercati, però dove insomma bisogna prestare un pochettino più di attenzione a tutto ciò che abbiamo nella dispensa, se tu ci pensi è veramente di grande attualità. E il libro spiega come poter riutilizzare parti di verdure, di carne, insomma di ingredienti in maniera consapevole, quindi dalla buccia della patata fino a, che ne so io, l'acqua di cottura del polipo piuttosto che mille altre cose, capito? Quindi possiamo veramente imparare a cucinare con un po' più di consapevolezza. La mia mamma dice bravo Tommy. Dai un bacio alla tua mamma. Bene, grazie Tommaso. Quindi diciamo che il tuo libro è attualissimo, che lo potete comprare subito dopo la fine di questa chiusura totale di tutte le librerie, di tutti i negozi. Io spero che tra un po' si potrà allargare un pochettino in modo tale che tutti possano consegnare i libri a casa, però la libreria Mille Storie prende gli ordini in questo momento e per chi ordina 40 euro di libri, alla riapertura avrà un buono di 10 euro da spendere sempre nella libreria. Quindi se per caso volete ordinare il libro di Tommy, basta che mi mandate una mail, un messaggio su Instagram, un piccione viaggiatore e noi ve lo ricapitiamo a casa al prima possibile. Ottima iniziativa, brava, brava Laura. E ti do una notizia in anteprima. Proprio oggi ho iniziato a scrivere il secondo libro, quindi preparati. Benissimo, benissimo. Non so quando verrà fuori, però adesso ho un po' di tempo libero e avevo un'idea che era un po'
mi girava nella testa da un po' e quindi oggi ho incominciato a buttare giù qualche idea. Bene, sono felicissima per te. Allora, sono sicura che tornerai comunque a presentare il tuo libro con noi, anche perché è all'interno del Festival del Libro, promosso dalla biblioteca, dal circuito delle biblioteche di Busto Arsizio. E quindi tu, essendo bustocco di nascita, milanese di adozione, sarai felice, no, di venire da noi a presentarlo, vero? Assolutamente, ti ho promesso questa cosa e non mancherò, anzi mi fa veramente immenso piacere, anche perché ci sono un sacco di amici che vogliono e volevano venire alla presentazione di marzo e che comunque mi hanno già riconfermato che ci saranno per la data successiva. Noi la posticipiamo, quindi, infatti noi abbiamo solo rimandato, bisogna solo avere, esatto, pazienza, noi ce l'abbiamo e quindi nessun problema, io ci sono. Perfetto, l'ultima domanda, Tommy, poi ti lascio andare. Siccome questa è la rubrica degli abbracci, ma gli abbracci adesso non si possono fare, chi abbracceresti in questo momento? È difficile dirle, ci sono tante persone, ma diciamo che oggi, secondo me, più che mai il pensiero va alle persone proprio più vicine, quindi direi mia mamma e mio papà, che purtroppo sono, da una parte fortunatamente, a casa da quasi 3 settimane, perché io li ho reclusi un po' prima. Sono a casa, stanno fortunatamente molto bene, ma sono a casa e non li posso vedere. Quindi ci vediamo tutte le sere in chat, cioè su videochiamata, però purtroppo in questo momento è proprio impossibile, anche perché comunque sono anziani, quindi è meglio che se ne stiano chiusi in casa da soli. E quindi l'abbraccio va a loro, assolutamente. Va bene, grazie Tommy. Saluto anch'io i tuoi genitori, saluto il tuo bambino, la Vanessa. E, grazie mille. E tutta la vostra famiglia. Ti ringrazio per aver partecipato. Sono arrivati tantissimi messaggi. Questa registrazione la potete trovare sul mio canale YouTube della Libreria Mille Storie. Quindi se vi siete perso qualche passaggio, potete rivederlo. Grazie a Tommy, è stato veramente un piacere parlare con te come sempre e grazie, Laura, ci vediamo a presto, grazie. Ti mando un bacio e anche un abbraccio. Ciao. Ciao Laura. Ciao ciao. Ciao ciao, ciao a tutti. Eccoci, siamo rimasti da soli, anche Tommy è tornato nella sua cucina. È stato veramente bello stare qui con voi, non so come vi sia sembrata questa diretta che... Perfetto, quanti minuti sono? 18:29, breve ma intenso. Ciao Miranda, grazie. Ciao Lori, grazie. Sono felice che ci siate qui tutti e adesso vorrei lasciarvi con i miei ringraziamenti. Io ringrazio soprattutto Simona Michelon per aver avuto questa idea che io ho abbracciato subito, perché... sapete come sono fatta io in casa, senza fare niente non ce la posso fare, e quindi se c'è un'opportunità di vedere gente, di sentirvi, è il mio pane, io mi diverto tantissimo. Volevamo parlare di qualcosa di diverso rispetto ai libri, anche se in realtà abbiamo parlato del libro del Tommy. Ci saranno 4 puntate sicuramente, abbiamo già organizzato il palinsesto, la prossima sarà martedì 31 sempre alle 18, puntualissimi perché dura poco e quindi saremo stringatissimi. Ci sarà Simona Michelone e Lucia Lippolis che ci parleranno di fake news. E poi ci sarà una cosa molto carina e divertente per i bambini, ci sarà Alda Clementi, che è un'insegnante di fitness e di danza molto brava, insieme alla sua bambina Thea, e ci faranno vedere un po' di esercizi che si possono fare per mantenersi in forma in casa propria. Ringrazio Mariana, la libraia del Covo della Ladra di Milano, che mi ha insegnato a usare questo broadcast perché non sapevo come fare. Ringrazio Veronica De Riu che mi ha dato una mano per comunicare la notizia di questa rubrica. E io vi abbraccio tutti virtualmente e ci vediamo martedì prossimo. Vi ringrazio. Grazie per tutti i commenti, è stato bello far parte della vostra casa per una mezz'oretta. Ciao a tutti!